Dalla Solbiatese al Bayern Monaco un gran bel salto, ma il Milan non ha paura di fare brutte figure. Come secondo test stagionale affronterà subito la squadra più titolata della Germania, nell'Audi Cup che prende il via oggi in Baviera. D'altronde non è più tempo di sgambate contro semiprofessionisti, perché la squadra rossonera si giocherà il primo trofeo della stagione il 6 agosto e quindi è meglio fare subito sul serio. E sul serio si farà nella due giorni tedesca, visto che nel quadrangolare di Monaco ci sono anche Barcellona e Internacional di Porto Alegre. Massimiliano Allegri lo ha definito un test importante in vista della Supercoppa, che il Milan potrà affrontare con la rosa quasi al completo. Solo Flamini, Mexès, Inzaghi e Shaarawy, infatti, sono rimasti a Milanello. A Monaco invece sono saliti anche i giocatori sudamericani che hanno partecipato alla Coppa America. Pato e Yepes si sono uniti alla squadra già in Italia, mentre sono arrivati direttamente in Germania Thiago Silva e Robinho. Mi aspetto che giocheremo due gare con buona intensità per migliorare la condizione fisica e il ritmo partita, ha detto Allegri. Rispetto all'Emirates Cup dell'anno scorso, siamo già più avanti se si considera la preparazione. Gli obiettivi da raggiungere devono essere quelli per cui si gioca di volta in volta in ordine cronologico. Ora c'è questo torneo, poi penseremo al derby del 6 agosto. La brutta notizia della giornata di ieri, intanto, è stata la conferma che a Pechino non potrà esserci Tai e Taiwo. La Lega Calcio, infatti, ha precisato che il difensore nigeriano si ritroverà nella prima gara ufficiale utile della stagione, cioè appunto la Supercoppa italiana, il turno di squalifica ricevuto in Francia e non ancora scontato.